è il momento. Il mio ThinkPad X220 ha un problema con il lettore di SD card. Praticamente rimane sempre in Write Protect, non riesco a scrivere sulle schede SD. E non è un problema di interruttore, deve esserci qualcosa qui che non va. Quindi ora noi lo smontiamo con la violenza che ci contraddistingue. Prima cosa, praticare la batteriectomia. Dopodiché ci sono un po' di viti. E vediamo un po' di eliminare anche queste viti. Ed ecco cosa si nasconde all'interno. Uno schifo. Uno schifo specialmente dovuto ai lavori in corso. Come vedete, questo sembra essere polvere di cemento. Questo sembra della putrefazione. Ora daremo anche una pulita al sistema. E intanto qui noi solleviamo questa parte, distaccando il connettore, possibilmente senza devastare. Ed ecco il circuito in questione, che verrà da noi circuito nel suo funzionamento. Ora daremo un'occhiata qua a questo oggetto maledetto, perché è lui il problema. E io sospetto che ci sia un contatto qui che non funzioni bene. E io glielo incollo con l'atta che va a fanculo. Ma guardiamo insieme come funziona questo schifoso oggetto. Vediamo se questo contatto è veramente lui che deve chiudersi. Come vedete qua ho una SD card con l'interruttore bloccato, perché su un Raspberry dove la infilavo, questo infilare, l'infilaggio mi spostava il lock. Allora io gliel'ho bloccato. Ora vediamo. Ecco, c'è un contatto che si chiude. Però evidentemente non fa contatto. Quindi il contatto c'è. Dovrei provare con il cazzo aperto, devo aprire questo. Vediamo se trovo una SD card normale e non stuprata. Ecco qua. Ora questa la mettiamo in lock spostando l'apposito cazzo. C'è questo cazzo che si sposta e vediamo se lui si chiude. No, si apre. Quando è in lock rimane aperto. Mentre quando tolgo lock così, lui resta chiuso. Molto interessante. Quindi si chiude e quindi è questo che non fa contatto. Adesso vediamo se riusciamo a risalire a qual è la pista e vedere se c'è qualche problema di connessione. Ok, sembra, e dico sembra, che questo contatto, la lamella esterna, sia la massa. Sembra un cazzo. Comunque va qui, so che va qui, perché come vedete va qui. E qui non è massa. Va bene, come mai non è massa? Che forse è lui, forse è questa la massa, nemmeno. Questo è una schermatura ma non è collegata a massa, ma com'è possibile? Non lo è, va bene, mentre questa è massa. Ok, allora prendiamo la massa qui e lui è massa. C'ho 2 ohm se riuscissi a fare contatto, perché io ho 2 ohm di puntali, perché i puntali sono connessi con la merda, c'è dello sterco nei puntali, evidentemente. Ok, adesso mi segna 0,3 ohm e questo contatto mi segna 0,3 ohm. Quindi questa linguetta è massa. Quindi questo invece è il pin che sta all'interno, che io cerco di toccare.
ed è lui, e non è la massa, è proprio lui. Quindi lui qui è saldato qui, e ora dovremmo ispezionare questa saldatura. Io non vorrei ispezionarla di sotto, perché già il cazzo mi si fracassa solo a pensare questa cosa. Però chissà se riesco a zoomare con la telecamera e a fare questa ispezione visiva. Vediamo. Più di così non si vede molto. Sembra saldato. Ora, ma se io ficco la mia SD card senza protezione da scrittura, in teoria quel piedino dovrebbe andare a massa. Ok? Ecco che viene premuto, è a massa, è schiacciato, perché senza invece è distaccato. Così, plac, se ne va a massa. Notare lo schifo in questa parte qui. C'è del microscopico schifo qui, dello schifo, vedete, lo schifo. Ora, vediamo se adesso questo piedino che è qui è a massa, ed è a massa, quindi è connesso a questa pista. Mentre se esco, non lo è più. Insomma, dovrebbe esserlo ancora, però. Perché? Così dovrebbe già toccare. Deve... Ah, ecco, non sta toccando più, però. Com'è possibile? Allora è questo contatto che non contatta. Vedete? Ficco. E allora questo contatto qua. È lì il problema. È qui. È in questa lamella. Perché ficco e non ho contatto. Quindi questo contatto non sta chiudendo a massa. Quindi il problema non è... Ecco, ora sì, ora no, ora no, ora sì. Questo non c'entra niente, questo c'è, vediamo se muovo un po' questo, se glielo schiaccio contro. Ho bisogno di tre mani. Ok, adesso ho un puntale fisso a massa, mi metto qui e masturbo questo contatto, vedete? È lui il problema. Il problema è lui, quindi devo effettuare una masturbazione di questo. Ora io lo aprirò e vediamo se riesco a togliere questa placchetta spaccando tutto. Vediamo un po'. Allora, qua c'è una clip. Le clip si spostano, però... Qui io sfascerò tutto, lo so. Sfascerò ogni cosa. Ci vorrebbe un pirlo che vada di sotto, perché questa riesco ad allargarla. Questa quasi, ecco, ma questo no, questo dovrei ficcarglielo da sotto, ovviamente non si vede un cazzo. Ecco. No, l'ho rimessa, perché l'ho rimessa? Ecco,
solo che qui abbiamo dei cazzi incastrati. Ora come minimo salterà fuori una molletta e io bestemmierò come un turco. Attenzione, ci sono riuscito, guardate che cosa incredibile che sono riuscito a fare senza spaccare nulla. E adesso guardiamo un po' cosa c'è qua dentro. Come prevedibile abbiamo dello schifo, una notevole quantità di schifo, di peli di parti di corpo che preferisco non nominare. Interessante, guardate che cosa meravigliosa. Va bene, qua c'è un po' di polvere che puliremo, ma il contatto è questo. È lui che deve premere, lui, non lui. Lui è fisso. Interessante. Diamo una pulita. Che meccanismo incredibile. Va bene, io penso che questo vada pulito con l'alcol isopropilico. La cosa che mi fa piacere è che il problema non è dovuto a una saldatura fredda. L'alcol isopropilico è una cosa meravigliosa. Ecco fatto. Ora si vede bene il contatto, vediamo. Beh, prima lasciamo un po' asciugare. Meccanismo molto bello. Guardate in alto cosa succede quando ficco una SD card. Guardate. Qui c'è questa linguetta che tacchete, blocca la scheda, questa qui, questa, e poi quando la premo si sblocca. Veramente un bel meccanismo. Ma io qua ho notato un'altra cosa qui sotto, che non solo chiude questo contatto, ma chiude anche questo, quindi forse è un problema doppio. Vedete, ne chiude due e ora questo è chiuso e vediamo se riesco a misurare massa. Ok, piedino. Non è proprio un buon contatto, devo dire. È un contatto che non contatta. Estraiamo. Quindi questo contatto non contatta bene.
Devo pensare a cosa fare, forse cercare di piegare leggermente questa, però rischio di spaccare tutto. Mi pare che qui ci sia un pad all'interno. Ora vediamo. Mi sembra di avere fatto il possibile, perché quando io adesso ficco, quando ficco adesso lui il contatto lo fa. Così no, così sì, così no, così sì. Certo, se riuscissi a toccare col puntale. C'è veramente uno spazio minuscolo. E forse potrei piegarlo leggermente. Vediamo. Ecco, così è proprio minuscolo. Sono confidente che questa riparazione sia funzionante. Ora, per curiosità, vorrei provare a tracciare questo piedino e vedere se va da qualche parte qui. Ah, non posso tracciarlo. Oddio, no, sì, posso. Però non va su questi, perché logicamente va su qualche chip di controllo che non sarà questo qui. Non sarà qualcuno di questi componenti. Sarà sotto. Sarà sulla parte sotto della scheda. Sicuramente. Perché qui non c'è nessun contatto. EMC al quadrato, wow, le cose che scopriamo. Va bene, e quindi qui non troviamo questo piedino. Ma noi ce ne sbattiamo, perché secondo me funziona. Adesso rimonto e proviamo. Anzi, rimonto in diretta questo coso, prima lo pulisco un po'. Un'asciugata. Però io ho un goccino di pulisci i contatti, glielo voglio mettere. Sì. Il pulisci i contatti lo spruzzo sulla punta del cacciavite rigorosamente sporco e poi glielo faccio leggermente gocciolare. È troppo. E poi ok, giusto una puntina, perché non si sa mai. E poi gli mettiamo questo, che nonostante la pulizia è rimasto sporco, ma io me ne sbatto.
perché forse c'è un po' di ossido. Ora questo basterebbe, se non ricordo male, ficcare le linguette qua, ficcarle e chiudere. Ecco fatto. Il nostro lettore di schede SD è richiuso. Perfetto, adesso chiudiamo e proviamo. Prima però do una pulita generale al sistema, vediamo un po', tolgo un po' di schifo perché effettivamente è schifoso. Ah, guardate il piedino del treppiede. Per pulire il portatile userò questo pennello che ho trovato anni fa nella spazzatura, buttato via perché era tutto pieno di vernice, e che ho pulito con bagni in trementina e solventi di ogni tipo. E io uso questo. Non è che ci sia molto da fare qua senza smontarlo completamente, però è già qualcosa. E ora lo soffiamo con l'aria compressa, e cioè così. Va bene, diciamo che più di così questa ventola non si riesce a sistemare. Questo slot che non uso mai. I connettori. E di sotto com'è? Beh, di sotto, dai, va bene. Ecco fatto, perfetto, come nuovo. Un'ultima occhiata, se c'è qualcosa di evidente, ma è tutto a posto. Il maledetto tester che mi dice che vuole spegnersi, ma non si spegne perché io l'ho acceso col trucco. Ok, il porta Ethernet fa veramente schifo. Anche questo USB fa veramente disgusto, rama. Ok, è il momento di chiuderlo. Allora, devo rimontare questo cazzillo che non so cos'è, ma penso che sia il Bluetooth. Postel approved IC, Bluetooth address, perfetto. Questo è l'adattatore del dente blu. Glielo ficco qua e gli ficco la sua vitina, che forse non è neanche la sua, mentre il tester continua a rompere i cosiddetti. Perfetto, Bluetooth ficcato. Ora qua abbiamo un pugno di viti, adesso si tratta di rimettere il suo trackpad a cui daremo una pulita, che è uno schifo anche lui. E qui si accumula il catarro. Logicamente io pulisco sul portatile, così tutto lo schifo se ne va su di esso, che sono un coglione, fondamentalmente sono un coglione. Va bene, ma questo è pulito, va bene. C'è un po' di polvere. Ok, ora dobbiamo ficcare questo connettore, che io farò col taglierino in modo da sbagliare e tagliare qualche cavo. Questo si mette lì, in realtà dovrei usare la pinzetta, perché con la pinzetta aggrappo questo, glielo ficco
vedete, così, e poi chiudo il connettore e a questo punto il trackpad è messo, ok? Però questo lo lascio flottante perché devo ficcare la tastiera. Ora io vorrei pulirla questa tastiera, perché guardate sotto si intravede lo schifo appiccicato in questo adesivo. Qua c'è della polvere, guardate. Quindi adesso gli do una bella pulita. Ecco come io pulisco la tastiera: la prendo e la sbatto con violenza. E qui non si nota, ma sta venendo fuori una quantità di schifo, come vedete, notevole. Poi la giro, la sbatto così. La tastiera è già stata soffiata giorni fa presso un gommista con l'aria compressa. Però a volte questo non basta. Le cose che più spesso mi escono da sotto la tastiera sono i ritagli dei cavetti quando si spellano. Quando spelli il cavo e lo tiri via, ovviamente lui dove va il pezzettino di plastica? Va a infilarsi nei tasti, sotto la cazzo di tastiera, sempre. E quindi poi ci sono tasti che non premono e cose del genere. Ma penso che... ecco, pezzi di stagno, come vedete, che saltano fuori, di saldature. È così. Il problema è che con questo adesivo che mettono sotto, tutta la polvere rimane appiccicata all'adesivo. E qui non c'è un cazzo da fare. Questo adesivo ha uno scopo particolare, ed è quello di proteggere la tastiera, ma soprattutto ha questi buchi strategici qui, 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 se non mi sbaglio ce n'è uno anche qua, qua ce n'è un altro. E questi buchi corrispondono a dei buchi nel case, nella situazione qua dove viene messa la tastiera, che adesso non vi so indicare, perché il fatto è che voi potete, adesso non mi ricordo bene, ma potete versare l'acqua sulla tastiera e l'acqua scende e esce da dei buchi di scolo, che sono questi, questo qua, adesso non ricordo bene quali. Ma ci sono dei buchi di scolo, questo è un buco di scolo, questo è un buco di scolo, e praticamente l'acqua scorre e non danneggia in teoria il computer. In realtà il mio computer verrebbe danneggiato immediatamente, perché questa plastica io l'ho dovuta rimontare, si era strappata, quindi il circuito qua non è protetto dall'acqua, ma io me ne sbatto perché l'acqua sopra non ce la verso, e se ce la dovessi versare ve ne accorgerete a causa dei tremuoti al Vaticano. Va bene, rimontiamo questa tastiera. Ora, rimontare questa tastiera è sempre un po'... ecco fatto, si fa il click, si allinea con tramite questo foro che vi fa vedere dove si allinea. C'è un forellino lì, questo qua, lo vedete, questo cazzo di foro qua. E quindi vi dice come mettere il connettore e voi clic, lo premete. Poi si rimette la tastiera a posto. In teoria prima la tastiera no, vanno messi un po' insieme. Che purtroppo questa tastiera ho dovuto adattarla, era per un modello leggermente differente di ThinkPad. E non si ficca proprio in modo ideale, come vedete. Evidentemente dei problemi. Ebbene, allora facciamo così, mettiamo prima questo. No, nemmeno. Questo deve andare sotto. Poi questi devono fidelin incastrarsi. E non ci riesco. Non ci riesco perché sono evidentemente rincoglionito. Allora, questo lo ficco lì. Questo glielo ficco qua. Ok, l'ho quasi fatta, perché qui non entra? Maledetto! Ecco.
Ok. Ora è chiuso. In teoria è chiuso, in pratica devo spostare queste parti con un cacciavite che non trovo, ovviamente, perché devo abbassare questa tastiera in modo da creare il file dell'incastro ideale. Chiudo, metto le viti e vaffanculo, E adesso che abbiamo rimontato, possiamo accendere e vedere se scoppia. Questo è un buon segno, si è acceso. Facciamo partire Devuan. Ed ecco Devuan partita. E a questo punto diamo un'occhiata se per caso qua funziona oppure no. Io prendo la mia schedina SD, ok, e la metto. Ed ecco che è comparsa. Quindi è stata riconosciuta. Io la apro, cliccandoci sopra due volte con violenza, ed eccoci qua, home, asbesto, ci sono delle cagate, come fare, io mi scrivo come fare le cose, vediamo un po', cd media, asbesto, cd home, asbesto, va bene, qua non sono io l'utente, vediamo, touch, merda, non hai permessi, SU meno. Root senza password. Touch, merda. RM, merda. Touch, peto. Come vedete, ho creato il file peto e ora posso scrivere. Posso scrivere finalmente. Eccolo qua, peto. C'era già petazzo, petacci, peto.pl. Cos'è peto.py? Un file in Python, interessante. Quindi rm peto. Bene. Quindi funziona. Abbiamo riparato il problema. Ok. Adesso se non fosse che il tasto control non fa bene contatto, questa tastiera dovrò cambiarla. Però il problema è risolto. E quindi sono ben contento. Sono contento. Proviamo a leggere questo invece, che anche questi adattatori mi davano problemi. Vediamo. Ora glielo ficco. Eccolo qua. Ed ecco. Bene, abbiamo un boot, abbiamo una scheda. Andiamo a vedere, non so, TMP. Se lo trovassi, eccolo qua, vuota. Andiamo a vedere home, è un Raspberry ovviamente, c'è della merda dentro. Sensori di movimento, perfetto, perfetto. Andiamo nella TMP e creiamo un file, new file, feci. Ho creato il file feci. Posso scriverci dentro le feci? Non lo so, qua ho aperto un software che non so che cazzo è. Però come vedete il file c'è, lo posso anche andare poi a cancellare. Quindi, sì, l'ho riparato. Bravo me stesso, bravo. Qui c'è la boot, qui c'è SMI, adesso la espello e le icone spariscono. Ecco fatto. Che beltà, che gioia.